Ciao a tutti, benvenuti. Oggi parliamo di musica e siamo qui con Joy che ha da pochissimo fatto una meravigliosa esperienza, X Factor. Intanto grazie mille per essere qui, grazie per il tuo tempo. Allora, raccontaci un pochino, X Factor, partiamo dai primi provini. Come hai deciso di partecipare? Allora, in realtà è stato tutto molto casuale, nel senso che facendo il VAR Talent, eravamo alla scuola di Apason di Trento e c'erano, mi sembra, delle selezioni per questo concorso trentino e con X Factor on the road, che sarebbe il pulmino che va in giro a cercare, a fare dei provini che poi non vengono considerati proprio provini, però vanno a cercare, insomma, possibili cantanti, e quel giorno erano lì e c'erano persone che facevano il provino e non mi ero iscritta, quindi non sapevo niente, sono arrivata così, poi ho detto vabbè, sono qua, lo faccio. Proviamo, no? E allora ho fatto questo provino con dei ragazzi dello staff, appunto, niente di ufficiale, e mi hanno detto che si facevano sentire se la cosa poteva interessare, così. Poi mi hanno chiamata e mi hanno detto di andare a fare il primo provino, che era a Torino. Davanti ai quattro giudici, quindi immagino. No, il primo è davanti a, penso siano della produzione, quindi abbastanza tranquillo, cioè in una stanza normalissima, senza gente, tranquillissima. Infatti quello è andato molto bene, devo dire, non c'erano problemi. Poi mi hanno richiamata e lì c'è stato il primo provino, diciamo, ufficiale, che era quello a Bologna, che quello era davanti ai giudici. Quello che poi è andato anche in onda su, su Sky. Sì, pochissimo però. Sì, infatti, perché io sono una grandissima fan di X Factor e in effetti mi ricordavo di te, ma ti avevo visto proprio pochi secondi. Poi da lì tutti gli step fino agli On Visit con Vittoria Cabello, che siete stati a Londra, se non sbaglio. E lì invece cosa è successo? Eravate in sei? Eravamo in sei e siamo rimaste in tre. Niente, è stato bellissimo. Sì, immagino. Era a Londra, poi l'atmosfera, cioè, c'era un'agitazione allucinante, però arrivati a quel punto era proprio... Cioè, io sono arrivata a un punto dove ho detto... Voglio tornare a casa, cioè indipendentemente, perché un'ansia continua che andava avanti da mesi, ho detto non importa, sono arrivata qua. E quando poi hai scoperto che il tuo posto ai live non c'era, come ci sei rimasta? In realtà ci avevo riflettuto tanto, cioè, quindi mi ero anche preparata. Quindi non l'ho presa così male, cioè... È così, si arriva e si sa che o va o non va. Fine. Beh, anche perché su quelle, sulle cifre, insomma, delle persone che si presentano, già arrivare tra i primi sei mi sembra un risultato mica da poco. E pensi che magari qualcuno che ha preso il tuo posto potenzialmente era meno meritevole di te? Per quello che ho dimostrato ai provini, no. Perché non ho assolutamente dimostrato quello che potevo fare e non ne ho nemmeno avuto del tutto la possibilità. Si è molto limitati nelle scelte in generale. Però forse se avessi avuto più libertà, sì, qualcuno sì. Cioè una persona. Dai, dillo. Cioè proprio no. No, dai. Non si può. Bene, da fan di X Factor non sapremo mai questo scoop. Ah, damn it. E adesso invece che l'esperienza si è conclusa, magari si riproporrà l'anno prossimo, qui che cosa stai facendo? Quali sono i tuoi progetti? Adesso ho iniziato un po' ad autoprodurmi, appunto a livello così, con il rap italiano, che era una parentesi che avevo proprio chiuso. E invece dopo questa cosa ho sentito proprio il bisogno di esprimermi, cioè in modo che le persone capissero, perché proprio non mi sono sentita per niente capita dalla gente. Come mai? Perché non ho avuto la possibilità di esprimermi, no? Magari non hai potuto fare il tuo, nel senso hai fatto semplicemente l'interprete e non quello che magari fai di esatto, solito con il rap. E quello limita, e poi specialmente se ti ritrovi a interpretare dei pezzi che
non ti senti nemmeno tanto, quindi, cioè viene fuori quello che è, se, cioè poi io non sono brava a far finta, cioè se non mi piace qualcosa si vede purtroppo. Vabbè. E si è visto. E niente, quindi ho sentito proprio il bisogno di ritornare a esprimermi attraverso, cioè il modo proprio più semplice, l'italiano, perché io avevo iniziato a scrivere solo in inglese e il rap è proprio il modo più diretto per farlo. E invece con, per il resto adesso sto collaborando con un'etichetta di musica dance. Oh, tutt'altro proprio. Sì, appunto, è perché è il modo migliore per emergere adesso. E anche lì però sto cercando di metterci in mezzo un po' di rap americano lì, perché è un po' un altro pianeta. Beh, allora io non posso che farti l'in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie. Speriamo di magari poterti riintervistare quando sarai super famosa, e anzi magari dovremo prendere appuntamenti mesi prima per poter parlare con te. Grazie mille per averci raccontato la tua esperienza e grazie, per il tuo tempo. E con voi invece che ci state guardando non posso fare altro che salutarvi, ci vediamo alle prossime interviste. Ciao a tutti.